Ciao a tutti e a tutti, grazie per essere qui. Io sono Mianu Catenaro dell'associazione Emilio Doc APS e questo incontro è parte del ciclo di incontri della dicoprogettazione Younger Lab Strumenti e Formazione insieme a EGE Bologna, Formazione in Rete APS ed è supportato dall'Informa Giovani del Comune di Bologna. Qui con me i miei colleghi Cecilia e Andrea di Emilio Doc. E presenterei già Laura Pacetti e Paola Zei di Volabo che introdurranno la loro parte sul volontariato e successivamente Evelina Massanova di Italia Non Profit. Potete partire. Intanto grazie per essere qui. Grazie Grazie a voi, grazie dell'invito. Io sono Laura Pacetti di Volabò, il centro servizi per il volontariato della città metropolitana di Bologna. E abbiamo pensato, sono qui con la mia collega Paola Zei, che è responsabile della formazione, di partire con un video che pregherei appunto Cecilia di far vedere, perché così magari può essere uno spunto anche divertente. Sono prima spuntate queste. Da una mattina mi sono trovata questa. E ieri questo. Allora, guardi, si tratta di quella che in termini scientifici chiamiamo la volontaria onlus maculata. Si manifesta appunto con queste macchie cutanee. E ultimamente, quando va in giro, presta attenzione alle persone? Sì. È più gentile. Sì, mi pare di sì. Oddio, Ha per caso notato un aumento di disponibilità verso gli altri? ora mi ci fa pensare, in effetti sì. Lei fa volontariato? No, davvero, assolutamente. No, mi credono. Sì. Da quanto? Da un po', ma posso smettere in qualsiasi momento. Ecco, questa è la bugia più grande che si dicono quelli che fanno volontariato. Smetto quando voglio, questo è l'ultimo turno, non assisto più nessuno. Dura un paio di settimane, ma poi ci si ricasca. Guardi, basta un mercatino di Natale. Ho fatto uno sabato scorso. Quelli sono i peggiori, ci sono le vecchiette, hanno appeal per queste cose. E quindi? Quindi lei mi fa intanto 30 giorni di non c'ho tempo. Mattina, mezzogiorno e sera. Poi durante la giornata, al bisogno, riprende un bel non me la sento. Ma non prenda non me la sento il male, prenda la versione sono troppo sensibile, se no non funziona là. Ah, ok. Poi va in farmacia, si prende, c'è presente l'aerosolo, le macchinette, ci mette delle fiale di tanto lo fanno gli altri. Le leva quel senso di Ah, colpa. sì. E comunque in generale pratichi tanto, tanto, tanto sti cazzi. Quello dice pure mia moglie. E quello va fatto. Averci tempo. Tempo per lo sticazzi si trova sempre, basta un po' di impegno. Lo sticazzi è fondamentale per la salute, toglie ogni rischio di ricaduta nel volontariato. E poi la volontaria onlus è pure contagiosa, lo sa? Ecco, Ho passato due colleghi all'ufficio. e non è bello, Va bene, grazie, dottore. no? Ok, grazie, questi sono campioni. Ah, pensavo me li stesse. No, sticazzi. Giusto. Che poi sì, le medicine vanno bene, ma insomma, mi dia retta, si iscriva. Che poi lì fanno anche lo sticazzi di gruppo. Ah, Può essere divertente. ci provo, grazie. Vi faccio sapere.
Eccoci rientrati, volevamo un po' con questo video introdurci al tema di oggi proprio perché ci avete chiesto di parlare di volontariato ed effettivamente il volontariato sembra qualcosa di veramente contagioso se pensiamo anche ai numeri non solo del nostro territorio ma a livello nazionale. Nell'ultima rilevazione Istat i dati sul volontariato in Italia si aggiravano intorno ai 6,63 milioni di persone, che non sono poche, su un totale medio, insomma, stimato di 60 milioni di abitanti. E chi è il volontario? Il volontario è una persona che appunto adempiuti, diciamo così, i suoi doveri di cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la propria comunità, per in senso lato, per l'umanità intera. E come cita la Carta dei Valori del Volontariato, il volontario opera in modo libero e gratuito, cercando di attivarsi per rispondere a bisogni, a problemi del territorio che vede e di cui vede l'urgenza e si attiva proprio per cercare di risolverli. Condivido con voi qualche slide, non spaventatevi, solo qualche, ecco, vediamo se riesco, proprio perché così insomma ci resta un po' la traccia di questa chiacchierata, le caratteristiche del volontariato, sicuramente la gratuità che significa reciprocità, significa dono, significa capacità e desiderio di stare in relazione, di costruire rapporti di fiducia, relazioni, socialità con le persone, ma gratuità che significa anche assenza di guadagno. Il volontario, proprio nella definizione che ne dà anche la norma, è una persona che presta la propria attività in modo gratuito, senza un corrispettivo economico. L'altra grande caratteristica è la solidarietà, cioè fare volontariato, come si diceva prima, significa fare qualcosa per rispondere alle necessità, per aiutare, per rispondere alle necessità di chi si trova in una situazione di svantaggio, di bisogno. E rendere appunto fruibili, cioè ampliare quel concetto insomma di bene comune e quindi di benessere sociale a più persone possibili. I motivi per cui si fanno volontariato sono tanti, dal sostenere la causa in cui si crede, seguire le proprie convinzioni, il proprio credo religioso, cercare di far fronte a delle emergenze. Pensiamo ad esempio a cosa è stata anche l'anno scorso la pandemia, che ha messo in evidenza delle grandi vulnerabilità che in maniera molto veloce si rendevano evidenti e sulle quali il volontariato si è immediatamente attivato. Però volontariato significa anche desiderio di stare con amici, con altre persone, cioè questa parte della socialità e del desiderio di inserirsi in gruppi è anche questa un aspetto fondamentale. Significa anche esplorare le proprie capacità, metterle in gioco, mettersi alla prova e ricevere quindi un arricchimento professionale. Se quindi in estrema sintesi vogliamo individuare quali sono le sfere, le aree insomma della motivazione al volontariato, possiamo dire sinteticamente l'area sociale e relazionale, che appunto significa fare qualcosa per gli altri, mettersi in relazione con gli altri, la sfera del potere, ma intesa tra virgolette, inteso in senso positivo, come espressione di sé, come capacità di mettersi in gioco, di impegnarsi, assumersi delle responsabilità per attivare e adoperarsi per dei cambiamenti, e poi anche la riuscita come autorealizzazione di sé. Io vado a bomba sui nostri servizi per farvi capire un po' che potenzialità possiamo offrirvi, perché il Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, che si chiama Volabò, offre proprio una serie di servizi ai cittadini, in particolare anche alle persone giovani. Il primo di questi che vi illustra è il servizio Chi cerca trova, ed è il servizio di orientamento al volontariato. E consente cioè di far incontrare le richieste di associazioni in cerca di nuovi volontari con
le persone che sono interessate a fare volontariato. Non si tratta solo di fare un match, come dire, sulla base sicuramente delle disponibilità che offrono le associazioni, ma offriamo anche la possibilità ai cittadini di fare dei colloqui di orientamento proprio per capire quali sono le proprie motivazioni, le attitudini, i desideri, ma anche analizzare un attimo gli aspetti logistici, perché il volontariato ovviamente deve essere, deve inserirsi tra le tante attività della nostra vita quotidiana. Sono tantissime le persone che ci scrivono per fare volontariato e più della metà sono persone da 15 ai 29 anni. E quindi noi facciamo spesso, sollecitiamo le associazioni proprio perché siano anche in grado di accogliere queste giovani risorse, anche perché, come capite, Bologna, essendo anche città universitaria, è sollecitata da tantissime presenze di ragazzi che vedono comunque nel volontariato anche un modo per conoscere il territorio e anche conoscere altre persone. E un altro progetto, un altro servizio che riguarda proprio la promozione del volontariato giovanile è Say Yes, DDC, è un titolo che ormai caratterizza questo servizio da tantissimi anni e che comincia ad essere anche un simbolo riconosciuto. Ed è proprio invece un percorso che offriamo ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni come una sorta di assaggio, cioè la possibilità di fare un'esperienza all'interno di un'associazione nella quale sono formate persone, tutor, in grado di accogliere e di seguire, proprio perché l'esperienza sia massimamente positiva per i ragazzi che vi partecipano e nell'arco di un tempo limitato, che possono essere, non so, in estate ovviamente magari c'è più possibilità, possono essere 1 o 2 settimane, in inverno invece va organizzato in base appunto al tempo a disposizione, quello che si ritaglia, se si studia, si lavora. E per questo progetto abbiamo accolto anche la proposta che ci fece qualche anno fa proprio il Comune di Bologna, l'Informa Giovani, di unire la nostra proposta di volontariato con la Younger Card della Regione Emilia-Romagna. E anche questa è un'opportunità proprio che movimenta diversi ragazzi nel corso dell'anno e tante associazioni che appunto si formano proprio per essere capaci di accogliere i ragazzi. E sempre nell'ambito, diciamo, della promozione del volontariato giovanile, un altro servizio che forse può interessarvi, che più che un servizio è una collaborazione che Volabo ha attivato con l'Università di Bologna, con Psicologia di Comunità, è il laboratorio Service Learning and Community Engagement. E è proprio un laboratorio dell'Alma Mater che è trasversale, quindi può essere, vi possono partecipare studenti di tutte le facoltà, che proprio prevede una fase di apprendimento esperienziale, learning, e unita a un impegno concreto, il service, all'interno della comunità, in modo da consentire agli studenti, per le ore appunto previste nell'ambito di questo laboratorio, di concentrarsi su un problema concreto. E l'università ha visto appunto in Volabò un partner proprio per poter coinvolgere diversi enti di terzo settore, quindi per enti di terzo settore io faccio riferimento alle organizzazioni di volontariato, in particolare alle associazioni di promozione sociale, proprio per anche loro accogliere i ragazzi, ma facendogli sperimentare proprio uno stage specifico, molto connesso anche agli studi, alle competenze che i ragazzi appunto maturano nell'ambito del loro percorso universitario. E quindi anche questa fase di esperienza e di riflessione è, come dire, l'obiettivo del laboratorio di service learning.
Due parole, perché so che il tempo è sempre tiranno, solo per farvi capire che cos'è Volabò, che è il centro servizi per il volontariato del territorio metropolitano bolognese. Quindi noi abbiamo proprio una specificità territoriale, e il nostro obiettivo quindi da codice del terzo settore, quindi da norma, è proprio di organizzare, gestire ed erogare servizi a supporto tecnico, formativo e informativo degli enti di terzo settore, per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari sul territorio. Tanti sono i servizi che noi eroghiamo alle associazioni del territorio, dalla consulenza ad esempio per costituirsi, oppure per adeguare gli statuti, per saper gestire la propria associazione, la formazione di cui vi parlerà la mia collega Paola, i servizi di informazione e comunicazione, ricerca, documentazione, promozione e orientamento del volontariato, animazione territoriale, cioè questa capacità di farsi prossimi sul territorio con le associazioni e di facilitare quello che adesso viene chiamato lavoro di rete, coprogettazione in risposta a bisogni del territorio. E infine anche servizi di supporto tecnico-logistici, molto semplicemente anche il prestito gratuito di attrezzature per poter svolgere attività, pandemia permettendo, insomma, quando sarà tutto possibile fare in presenza. E questa è un po' la schermata dell'home page del nostro portale, che vi invito appunto a visitare, e iscrivendovi anche alla newsletter Formicalata, perché il nostro è un portale che non solo, non tanto parla di noi e delle cose che facciamo, ma è anche una finestra aperta sul mondo del terzo settore, in particolar modo del terzo settore bolognese, ma comunque anche di livello nazionale. E interrompo la condivisione, ho cercato di essere brevissime e sintetiche, poi ovviamente sono aperta a tutte le domande che voi vorrete farci. Ci tengo in chiusura solo a raccontarvi due brevissimi episodi, che sono quelli appunto di, mi sono venuti in mente le storie di due ragazzi che hanno svolto appunto dei percorsi di volontariato. Il primo era un ragazzo che nel 2019, perché l'anno scorso la pandemia ha un po' creato delle, diciamo, delle difficoltà, insomma, per il servizio proprio di 6S, e un universitario iscritto a una facoltà scientifica che, insomma, si era reso conto di avere voglia di fare un'esperienza invece con dei bambini, e quindi ha fatto 3 settimane di volontariato in un'associazione che gestiva un centro estivo qui a Bologna. E questa cosa, nelle sue parole, lo ha poi convinto proprio a cambiare facoltà, a rimettere un po' in discussione, a ripercorrere un'altra strada, perché gli aveva fatto capire forse le cose che aveva voglia di fare, le competenze che aveva da spendere proprio a favore degli altri. Diversamente, una ragazza che invece è molto giovane, attraverso sempre il servizio 6S, quindi aveva svolto un breve periodo di stage estivo nell'associazione Luali, che accoglie i bambini del Sarawi in estate, e oltre, diciamo, a questo passaggio che avevamo concesso, lei ha continuato e quindi poi è diventata una volontaria attiva. Adesso di questo volontariato ha fatto una professione, perché è proprio la coordinatrice degli animatori. Quindi, come per dire, queste esperienze, ma lascio la parola e così introduco Paola, possano proprio mettere in gioco tanto di noi e delle nostre competenze. Eccoci qua, adesso proseguo io. Ciao a tutti, sono Paola. Sei, appunto, come diceva Laura, all'interno del centro di servizi mi occupo della formazione, dello sviluppo di competenze parola già più volte appunto nominata anche da Laura. Ci è sembrato assolutamente importante, nel momento in cui anche in questo incontro, no? Si parla di volontariato, si parla di associazionismo, portare un focus sulla
l'importanza e il rilievo che sempre di più oggi stanno sta avendo tutto il tema delle competenze associate proprio all'esperienza di volontariato. Inizio con le slide, così appunto la vedete già, scusate, metto appunto modalità, ok. E questo è uno dei temi, questo è il tema delle competenze, poi quello della formazione, vi illustrerò che cosa facciamo in sintesi come formazione, ma appunto soffermiamoci un po' di più sulle competenze, che cosa significa oggi? È un tema sempre più ritenuto rilevante in molti contesti. Forse l'ultimo ambito che sta prendendo consapevolezza e coscienza dell'importanza del volontariato come esperienza di apprendimento di conoscenze è proprio il terzo settore, è proprio il volontariato. E da anni Volab appunto cerca di portare avanti tutta una serie di azioni dove la più importante riteniamo che sia tra le più importanti quella di fare cultura e di fare sensibilizzazione su un approccio per competenze, di iniziare a riconoscere le esperienze, le attività di volontariato che si fanno come esperienze che permettono alle persone di migliorare competenze che già hanno, quindi di portare nel volontariato delle competenze che si possiedono, ma anche riconoscere che l'esperienza di volontariato è in sé un'esperienza di apprendimento di un saper fare e un saper essere che, come dire, possiamo adesso in sintesi, no, far convogliare nell'acquisizione di competenze. Dicevo, è ritenuto sempre più importante in tanti ambiti, nell'ambito del lavoro, nell'ambito professionale, nell'ambito scolastico, in ambito europeo, così come adesso si iniziano anche a livello legislativo, si inizia ad avere dei riconoscimenti e dei richiami forti. L'ultimo richiamo viene fatto proprio nella legge di riforma del terzo settore, nel codice del terzo settore. Altra cosa che partendo e pensando, quindi questo, come dire, il valore delle competenze nei vari contesti, però che valore ha il volontariato pensando al singolo, pensando appositamente anche al giovane, no, che si avvicina? Si vede anche dalle ricerche che le motivazioni, si potrebbe fare un excursus storico anche delle motivazioni di come la gente si è avvicinata nel tempo e quali motivazioni ha portato. Oggi si vede che nelle diverse forme di volontariato che si stanno sviluppando, non solo a livello organizzativo ma anche singolo, anche sul territorio, tra le motivazioni che vengono portate, soprattutto dai giovani, c'è la motivazione del mi avvicino ad un contesto per una crescita personale, quindi come dire, inizia ad esserci una maggiore consapevolezza, si è scardinato un tabù, perché riconoscere e affermare che fare volontariato è anche per una soddisfazione, una crescita personale, una crescita di competenze, come appunto avete visto anche, no, nell'elenco di sintesi che vi portava la mia collega. E questo è molto rilevante perché dà la misura di come appunto il volontariato sta cambiando. Lo era anche prima, però adesso si inizia a riconoscerlo. Quindi potremmo dire che il punto è oggi cosa vogliamo fare dell'esperienza che si traduce in competenze, le competenze che si acquisiscono. Vogliamo continuarle a nasconderle, come dire, più a livello anche di narrazione, di riconoscimento, di consenso sociale, oppure valorizzarle? Naturalmente Volab, come vi dicevo, è da tempo che si muove in tal senso. E adesso vado in sintesi, ma chiaramente vi porto questo.
per dire quali possono essere, come guardare al volontariato, ai benefici del fare volontariato dal punto di vista di un approccio per competenze. Ha delle ricadute sul singolo, ha delle ricadute sull'organizzazione e delle ricadute, degli effetti, degli impatti sulla comunità. Più cittadini fanno volontariato e lo fanno con competenza, più la comunità sarà forte e sarà una comunità competente. Anche l'organizzazione, nel momento in cui si approccia alle singole persone che arrivano in un'ottica di sviluppo, di attenzione delle competenze che portano, delle motivazioni, dei talenti, più l'organizzazione riuscirà ad essere forte. E quando dico, prima pensavo anche ad un accenno, no, che faceva Laura, c'è ancora molto lo stereotipo, la rappresentazione del volontario come colui che ha un grande cuore e tempo che mette a disposizione. Ma non è solo questo. Potremmo dire che se all'interno di un'organizzazione si vince un progetto, si partecipa ad un bando, si vince un progetto, lo si realizza, si creano dei servizi, si crea un impatto sociale, e perché all'interno dell'organizzazione ci sono delle capacità e delle competenze. Se riesco a offrire un servizio che sia in ambito sanitario o in ambito sociale, perché dietro ci sono delle competenze. Quindi ha degli effetti, ecco, leggere il volontariato o comunque anche singole persone che ci si avvicina al volontariato anche in un'ottica di competenze, è un valore aggiunto molto importante per i cittadini che si avvicinano a questo mondo, anche proprio il livello di consapevolezza. E di nel momento in cui faccio volontariato avere un'attenzione al come lo faccio, al cosa sto costruendo, a che esperienza sto sviluppando, ok? E quindi sono tanti i riscontri. E vi faccio vedere un video perché vi dà la misura appunto di quella che è anche la consapevolezza e il racconto che i volontari stessi fanno. È un ragazzo che ha fatto un'attività di volontariato appunto all'interno del progetto 6S e ci racconta in pochi minuti qualcosa. Quindi io devo, scusate, per farvi vedere il video, devo uscire dalla condivisione e ricondividere. Ecco qua, e lo faccio partire. Si sente? Buonasera amici ascoltatori di Radio Alta Frequenza, la radio che accorcia le distanze. Ben ritrovati anche oggi per una nuova puntata della rubrica Indovina chi viene a cena. Ciao, mi chiamo Francesco e ci troviamo a Radio Alta Frequenza, una web radio partecipata di Bologna, nata circa 2 anni fa da Associazione Mosaico di Solidarietà Onlus, con l'intento di dare spazio e dare voce a migranti, richiedenti asilo e giovani di seconda generazione. Alzare la frequenza significa generare delle onde che sono molto più vicine tra di loro, ed è proprio questo il senso della radio, accorciare le distanze. Quando 2 mesi fa mi sono rivolto alla segreteria di Volabò, volevo impiegare parte del mio tempo libero in forme di socializzazione diverse da quelle che ci vengono proposte attualmente al giorno d'oggi, e quindi provare a investire parte del mio tempo in azioni socialmente utili che mi permettessero di entrare in contatto con ragazzi della mia età. Qui mi occupo di comunicazione, faccio speaker radiofonico, quindi mi occupo di andare a intervistare associazioni del territorio metropolitano di Bologna. Il nostro lavoro viene gestito in maniera molto autonoma, ci occupiamo di tantissime cose, dalla ricerca delle tematiche, andiamo a identificare gli ospiti, li contattiamo, fino all'elaborazione del discorso che andrà registrato durante l'intervista, la scelta delle canzoni. E la parte divertente della trasmissione è mettersi a confronto poi con l'ansia prima di una diretta, e quindi si cerca prima di sdrammatizzare con l'ospite. Anche la puntata di oggi termina qui, ringraziamo i nostri amici ascoltatori per essere stati qui con noi oggi e vi auguriamo una buona serata.
Ok, rinterrompo e ritorno alle slide, ma ritorno al tema che dicevamo prima. Vedete, via via passavano, no, delle così visualizzate delle competenze che poi il volontario si porta con sé nello zaino. Portare con sé che cosa vuol dire? Vuol dire che apprendere delle competenze rappresenta quell'apprendimento che si consolida nella crescita della persona, che diventano proprie e che talvolta in maniera tacita, in maniera anche consapevole, vengono poi, come dire, spese, veicolate in tanti altri contesti, negli altri nostri contesti di vita. Quindi le competenze acquisite nel volontariato non restano all'interno dell'attività che io svolgo, ma diventa uno sviluppo della mia capacità di comunicazione che spenderò anche all'università quando sono ad un esame oppure in un contesto lavorativo. Le diverse competenze diventano appunto patrimonio. Altro elemento da aggiungere, ed entriamo nello specifico anche di quello che fa Volabo e che qui accenno, perché appunto sarebbe interessantissimo per me, ma insomma sarebbe anche necessiterebbe di un tempo più ampio. Da un lato, come dire, c'è un livello culturale di consapevolezza che il volontariato è un contesto di apprendimento esperienziale, di apprendimento di competenze. Poi si apre il tema di quali competenze si acquisiscono e adesso in maniera molto sintetica parliamo di competenze trasversali o soft skills, ma anche di competenze tecniche. Questi due ambiti o queste due tipologie di competenze, come dire, offrono poi degli spunti o degli elementi di rinforzo e di riconoscimento molto importante. Quelle più caratteristiche e che vengono riconosciute anche nel mondo aziendale, nel contesto dell'occupabilità dei cittadini, sono soprattutto le competenze trasversali. Cioè si è visto che la caratteristica preminente del volontariato è quello di permettere un'acquisizione di competenze di tipo trasversale, che sono tantissime. Adesso in sintesi sono competenze di tipo relazionale comunicativo, di tipo organizzativo, competenze di tipo realizzativo competenze di fronteggiamento vengono così chiamate, cioè comunque competenze che permettono di affrontare, di saper gestire le diverse situazioni. Entrerei nel dettaglio, ma mi devo fermare, poi magari ci saranno delle domande specifiche e benvenga. Ritorno con una parola significativa, la spendibilità. Quindi per un giovane che si muove nell'ambito del volontariato il tema è quale spendibilità, e diciamo che è a due livelli: uno a livello di consapevolezza e quindi di rinforzo della propria capacità di saper gestire e spendere in altri contesti le competenze che si acquisiscono nel volontariato. L'altro livello di spendibilità è il riconoscimento che negli altri contesti ci deve essere delle competenze acquisite. Nello stesso tempo non basta autodichiarare cioè può essere sufficiente nel curriculum, ad oggi c'è l'autodichiarazione. Ho svolto questo tipo di attività oppure di volontariato, oppure talvolta non viene neanche scritto perché non lo si ritiene importante. Invece iniziamo a entrare nella logica che scrivere anche in un curriculum che tipo di attività, in che organizzazione, da quanto tempo, anche un dettaglio di attività è molto importante. Però come mi spendo le competenze? Allora, ci può essere un livello di autodichiarazione,
ma invece si sta sviluppando sempre di più Evolabo da anni, fortunatamente adesso riconosciuto anche nella riforma del terzo settore, ci sono altre modalità, cioè far sì che ci siano dei servizi di riconoscimento e di validazione delle competenze acquisite anche nell'ambito del volontariato. Questo per far sì che ci sia una sorta di attestazione, una sorta di riconoscimento più di tipo formale. E ci si sta muovendo, questo anche a livello nazionale, anche a livello legislativo, affinché ci siano appunto degli enti che riconoscano. Questo diventa importante affinché il mondo del lavoro possa non solo avere un'autodichiarazione nel curriculum, ma avere degli elementi, delle evidenze più consistenti. Però, siccome il tempo stringe, vado avanti. Quindi Volabo, che cosa attualmente sta portando avanti rispetto al tema delle competenze? Sono due tipi di servizi che chiamiamo il libretto delle competenze del volontario, il CIVOL. C'è il CIVOL e il CIVOL Smart, come state leggendo mentre io parlo, quindi più di tanto non mi soffermo, sono due servizi. Il CIVOL Smart si ricollega anche tra l'altro appunto esperienze fatte con l'Informa Giovani e all'interno del progetto della Younger Card e di 6S, è rivolto a chi vuole fare delle esperienze molto limitate nel tempo, rivolte soprattutto ai giovani, quello che diceva Laura sul progetto 6S. E qui abbiamo un livello di riconoscimento e di attestazione delle competenze che, come si diceva, è un assaggio, ha un valore, ma come dire, fatto per giovani, magari appunto per 20 ore di volontariato, si può riconoscere che si sono sviluppate delle competenze, ma naturalmente non è il lavoro che invece si può fare per andare a riconoscere, ad attestare chi svolge attività di volontariato magari da anni, che siano giovani, guardate, oppure anziani. Pensate che ci sono anziani o diversamente giovani che magari svolgono attività di volontariato da 10 anni, anche quarantenni, anche trentenni, quindi insomma non dobbiamo arrivare a quella fascia di età, che sono molto interessati per come dire, anche un rafforzamento della propria crescita e della propria consapevolezza, ma anche tanti giovani, e proprio per ricostruire, per andare a ricostruire, a portare in immersione, in trasparenza, sto usando termini tecnici che appunto vengono utilizzati, le competenze che si acquisiscono. Il lavoro che fa Volabo è soprattutto sulle competenze di tipo trasversale, quindi le soft skills. Si spera che un domani, qui lo lancio, si possano fare anche dei percorsi di riconoscimento di competenze tecniche, apro una parentesi assolutamente importante, il riconoscimento di competenze tecniche che si sviluppano nel volontariato, il riconoscimento di queste competenze che possa poi permettere ai giovani di vedersi, di andare, come dire, verso anche il riconoscimento di qualifiche professionali. E faccio solo due riferimenti. Pensate a chi per tanti anni fa animazione giovanile, animazione giovanile con un'organizzazione di volontariato, acquisisce delle competenze che potrebbero convogliare nella qualifica professionale dell'animatore. Okay, questo giusto per fare un esempio, ma ad oggi siamo ancora un po' lontani da questo. Questi sono i due servizi che rivolgiamo personalizzati al singolo volontario, e dall'anno scorso svolgiamo un progetto sperimentale che supportato dalla città metropolitana, che realizziamo insieme al CPIA
che è il centro per l'istruzione degli adulti del territorio della città metropolitana, e questo è, abbiamo aggiunto un livello, nel senso che dopo il percorso di riconoscimento, ricostruzione dell'esperienza, del ruolo, delle attività, la messa in trasparenza delle competenze, si elabora un dossier che poi viene visionato, valutato da una commissione che procede poi ad un'attestazione. Pensate che il CPA, e questo è un valore in più, il CPA è un ente titolato all'attestazione delle competenze ed è un ente istituzionale del Ministero dell'Istruzione, quindi è un livello in più. La sperimentazione che stiamo concludendo adesso vede 25 persone che hanno fatto appunto tutto il percorso e andranno adesso a maggio proprio in commissione con i loro dossier per l'attestazione. Questo è detto in sintesi, ma so già che sto sforando probabilmente sui tempi, non vedo l'ora, quindi vedo Cecilia. Quindi chiedo a lei, perché l'altro servizio che, su cui appunto ci hanno detto ma è importante dire qualcosa, è l'Università del Volontariato, quindi il nostro servizio di formazione rivolto ai cittadini che svolgono attività di volontariato. Se mi date 2 minuti io vi faccio vedere un video e vi illustro molto brevemente, invitandovi poi ad andare sul sito di Volavo, e per capire meglio, ecco, come si struttura. È un progetto che ad oggi vede 24 partner dal livello nazionale a livello territoriale, dal livello istituzionale a livello associati di organizzazioni non profit, che hanno insieme a Volavo, ci siamo posti l'obiettivo di portare ognuno la propria peculiarità nell'ambito della formazione, quindi il proprium di ognuno che vuole spendere, di ogni organizzazione, di ogni ente che vuole spendere per la crescita del volontariato del nostro territorio. E su questo tema lascio con il video che illustra, dura pochissimo, quindi riesco dalla condivisione, ritorno in condivisione e vi lancio il video, appunto. Scusate, qui torno indietro, allargo e parto. Audio, eccoci. Ok, ricondivido per terminare. Allora, questo giusto per darvi una brevissima panoramica, poi se ci sono delle domande per entrare nello specifico. Naturalmente, quindi, parlare di apprendimento nel volontariato per noi è assolutamente importante, la formazione.
per essere ulteriormente più competenti, quindi da un lato la formazione, dall'altro questa valorizzazione dell'apprendimento attraverso l'esperienza. Io ho concluso con un grazie da parte mia e di Chiara e di Laura, e buone competenze a tutti, insomma, non poteva che finire così. Grazie mille a Paola e Laura, ci avete detto davvero tante cose interessanti, iniziative e progetti che sicuramente andrebbero approfonditi. Adesso io passerei la parola ad Evelina, poi appunto se rimane un po' di tempo facciamo un po' di domande anche da chi è presente, insomma. Grazie. E volevo segnalare una cosa, sì? Che visto, se per caso avendo la chat, se nel frattempo chi ha delle domande le vuole mandare in chat, così insomma le possiamo raccogliere, magari facciamo anche prima per non dimenticarcele, ecco. Scusate. Allora, grazie a tutti e a tutte, buon pomeriggio. Io sono Evelina Massanova, lavoro per Italia Non Profit, che è una piattaforma digitale che si occupa di mettere in contatto gli enti non profit con le istituzioni filantropiche, quindi con chi eroga supporto agli enti e i cittadini. Ho preparato una breve presentazione sull'inquadramento del terzo settore, così diciamo diamo un po' un contesto a tutte le interessantissime cose che ci hanno raccontato da Volabò, e parliamo insomma di che cos'è questo non profit. Quindi vi condivido anche lo schermo. Ok, mi vedete correttamente, vero? Sì, perfetto. Allora, volevo partire facendo una domanda, se qualcuno ha voglia di rispondere, se no diciamo è più una provocazione. Che cosa c'entra la Superlega, di cui si è tanto parlato in questi ultimi 3-4 giorni, con il non profit? La Superlega, come avrete sentito, è questo campionato a parte che volevano creare le più forti squadre europee per non partecipare alla Champions League. E mi è venuto in mente questo parallelismo perché appunto in realtà molto spesso non ci si rende conto di quanto il non profit sia nella nostra realtà quotidiana. Lo incontriamo più volte tutti i giorni, sebbene adesso non usciamo tanto di casa o dal posto di lavoro, però permea veramente la nostra vita quotidiana. Cosa c'entra la Superlega con il non profit? C'entra non perché si è fatto tanto rumore su questa notizia, come spesso accade con tante notizie del non profit, molto spesso sono fake news peraltro, non perché stiamo parlando di un campionato a parte, ma perché le squadre da cui questi campioni, che adesso giocano nelle più importanti squadre europee, fanno parte di un settore fondamentale del non profit, che è lo sport. Infatti il settore dilettantistico sportivo è composto principalmente da mondo dell'associazionismo, dalle associazioni sportive del dilettantistico, dalle società sportive dilettantistiche. Quindi tantissimi giocatori che poi diventano famosi in realtà sono giocatori che crescono nel mondo del non profit, perché queste squadre appunto fanno parte a tutti gli effetti di quelli che sono le forme giuridiche degli enti non profit. Questo appunto per dire che spesso inconsapevolmente incontriamo il non profit durante le nostre giornate, al museo, al cinema, se andiamo al canile per scegliere un cagnolino da accudire, in ospedale, nel doposcuola, quando andiamo a fare yoga, la nostra vita è permeata di incontri con il non profit. Spesso non lo sappiamo. Noi di Italia Non Profit, quando andiamo in giro, quando facciamo le trasferte, facciamo diciamo un gioco con i tassisti, chiediamo se conoscono un'organizzazione non profit. Volevo raccontarvi questo aneddoto perché è accaduto proprio a Bologna. Un tassista ci ha detto: no, assolutamente, io con il non profit non voglio avere nulla a che fare, io non mi fido.
Allora gli abbiamo chiesto, ma non so, non le è mai capitato di aver bisogno di un servizio, che qualcuno venisse a casa di un parente a prendersi cura? E ho detto, sì, sì, certo, quelli di Fondazione Ant sono bravissimi. E lei mi ha detto, ma Fondazione Ant è a tutti gli effetti un ente non profit. Ah, non lo sapevo. Questo diciamo, questo misunderstanding succede continuamente. Perché? Perché stiamo parlando di un settore che è nella nostra vita quotidiana tanto quanto c'è lo Stato, tanto quanto ci sono le aziende private. Solo che appunto molto spesso non viene esplicitato, non viene riconosciuto, ma non per mancanza delle persone di voler riconoscere il terzo settore, ma proprio perché rientra in tutto quello che facciamo quotidianamente. Quindi di fatto di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di, possiamo dargli tanti nomi, non profit, not for profit, volontariato, associazionismo, ONG, qua ho riportato diciamo quelli che sono i termini più utilizzati quando si parla in linea teorica di non profit, alcuni sono simili e vogliono dire la stessa cosa, altri no, molto spesso si usa la parte per il tutto, quando diciamo tipo ONG, associazionismo, volontariato, sicuramente vogliono dire, diciamo che l'intento è quello di indicare appunto un settore che non è l'istituzione pubblica, non è l'istituzione privata che genera profitto, ma è un ecosistema in continuo cambiamento, un ecosistema sociale, economico, a volte anche politico e sicuramente culturale, che risponde ai bisogni della società. Ho riportato anche altri termini che sono associati al non profit, sono i termini delle richieste che il terzo settore compie verso i cittadini per sostenersi, è appunto SMS solidale, 5 per 1000, donazione, adozione a distanza, bando, crowdfunding, compleanno solidale, Facebook ce lo ricorda continuamente quando arriva il nostro compleanno, finalmente dico peraltro di magari scegliere di devolvere, di chiedere ai nostri amici di fare un regalo devolvendo una donazione a un ente non profit. Sono termini che incontriamo in TV, online, che appunto sono ripiegati sulle richieste, non tanto sui servizi, ed è anche per questo che c'è questo misleading tra che cosa fa il non profit, non lo conosco, invece lo conosciamo benissimo. Gli ho riportati questi termini che identificano una delle principali attività del non profit, che è la raccolta fondi, cioè l'azione che il non profit compie per sostenersi, per mettere l'accento sul fatto che per creare tutte queste, diciamo, azioni sono necessarie delle competenze e mi ricollego un po' a quello che è stato detto prima di me. Sono necessarie delle competenze che possono essere appunto inserite in pianta stabile all'interno dell'organizzazione, quindi anche remunerate, oppure possono essere date a titolo volontario, ma sono competenze fondamentali perché hanno lo scopo di andare a sostenere delle attività sociali con una finalità che va a ricoprire i bisogni della società intera. Il terzo settore in Italia infatti viene definito in questo modo, è un terzo settore che ha come finalità l'utilità sociale, attività di interesse generale a beneficio di tutta la collettività, non divide gli utili a differenza appunto del settore privato, delle aziende, anche se crea utili nel senso che crea dei ricavi il terzo settore, semplicemente li reinveste nelle attività sociali e non ha uno scopo di lucro. Ho messo poi questo alert nel senso che qua stiamo semplificando, in realtà ci sono molteplici norme, molteplici metodi di gestire i volontari, i dipendenti, i collaboratori, tutte le risorse umane che stanno dietro questa parola non profit e anche molteplici necessità di coordinamento, quindi le attività di raccolta fondi, le attività istituzionali che poi sono i progetti, le attività accessorie eccetera eccetera, quindi, ma non mi soffermerò su questo. Volevo farvi vedere chi sono gli enti del settore non profit, giusto così non entreremo nel dettaglio, queste sono le forme giuridiche che vanno a comporre o le qualifiche che vanno a comporre il non profit, quindi i cappelli che vengono dati alle singole organizzazioni. Potete vedere che ci sono appunto, c'è il mondo dell'associazionismo, c'è il mondo delle ODV, le organizzazioni di volontariato di cui si parlava prima, ma esiste l'impresa sociale, esistono le fondazioni,
fondazioni, che sono le fondazioni erogative, quindi le fondazioni di comunità, le fondazioni di origine bancaria, le fondazioni di imprese e di famiglia, che sono quelle che supportano il terzo settore, le ONG, anche i gruppi di acquisto solidale rientrano tra gli enti non profit e sono semplicemente tante forme e tanti modi diversi per operare. La riforma del terzo settore in questo momento sta dando una grande mano rispetto alla classificazione delle forme giuridiche, ma semplicemente appunto sono appunto tante modalità differenti per anche per approcciarsi col terzo settore, nel senso che chi non lo conosce inizia a scoprire che esistono, che una fondazione è diversa da un'associazione, che è diversa da un'impresa sociale, è interessante anche per capire con chi voglio andare a magari a mettermi alla prova, a lavorare o a fare un'attività di volontariato, perché poi la natura di ciò che viene fatto è totalmente diversa. Volevo fare un altro quiz, non so se qualcuno ha voglia di rispondere. Quanti volontari l'abbiamo scoperto poco fa? Sono tra i 6 e i 7 milioni di persone. Però secondo me è interessante per capire che cos'è il terzo settore anche vedere proprio i numeri, quindi capire che peso ha questo settore all'interno della nostra economia, all'interno del sistema paese. Riporto qua la tabella del 5 per 1000 dei valori assegnati alle prime 20 organizzazioni italiane, appunto prime 20 per ordine di importo assegnato, con l'ultima campagna del 5 per 1000. Il 5 per 1000 è quella misura per cui i contribuenti, quindi chi deve fare una dichiarazione dei redditi, in sede di dichiarazione dei redditi decide a chi destinare il 5 per 1000 del suo IRPEF, quindi della sua imposta sulle persone fisiche. Di fatto lo Stato gira questa quota all'ente che è stato determinato dal contribuente. Dunque, i valori, come vedete, sono molto alti, perché parliamo proprio di milioni di euro e anche tanti milioni di euro. Perché vi voglio far vedere questa slide? Perché questi valori sono numeri elevati che vengono reinvestiti in attività sociali a beneficio di tutta la collettività. Quindi stiamo parlando di qualcuno che si occupa di raccogliere dei fondi e reinvestirli in ricerca, in supporto ai migranti, in progetti all'estero, supporto a persone con malattie rare, e di fatto se non se ne occupano queste realtà, difficilmente qualcun altro se ne occuperebbe in pianta così stabile, tant'è vero che il terzo settore si va proprio a incastrare laddove ci sono dei vuoti di privato e di pubblico. Evelina, hai tolto l'audio, non si sente. Adesso mi sentite? Sì. Ok, scusate, avevo visto che ero stata silenziata, quindi non capivo più che cosa stesse succedendo. Benissimo, e appunto questi investimenti sociali di tutti questi milioni di euro vengono fatti con grandissima competenza, quindi assolutamente ribadisco rispetto a quello che veniva detto prima, stiamo parlando di numeri molto importanti e quindi anche di competenze molto importanti. Dicevamo appunto che i volontari, abbiamo visto che sono 6-7 milioni di volontari, sono tantissimi anche i dipendenti e crescono peraltro in maniera esponenziale, perché appunto dal 2001 il terzo settore misurava 488.000 dipendenti, nel 2018, questi sono i dati dell'ultima rilevazione Istat, sono 853.476. E sono appunto persone che lavorano in pianta stabile all'interno degli enti con la loro competenza, il loro ruolo, la loro professionalità, il loro percorso di carriera, la loro crescita professionale. Per quanto riguarda invece la dimensione del non profit, stiamo parlando di 67 miliardi di euro.
il non profit misura più del 4% del PIL in Italia, più del comparto della moda. Non è poco, sono veramente dimensioni molto, molto elevate, e così come molto elevate sono anche il numero di istituzioni, enti non profit, sono quasi 360.000, sono veramente tanti. Per darvi un altro piccolo spaccato, al primo posto queste 360.000 sono principalmente organizzazioni che si occupano di assistenza sociale, di sanità, di istruzione e di ricerca, poi di sviluppo economico e di cultura e sport. Insomma, cosa fa quindi questo terzo settore? Questo terzo settore, con tutti questi numeri che abbiamo visto, si occupa di cause sociali di interesse appunto collettivo a beneficio comune. Queste sono le cause sociali che abbiamo riclassificato, che trovate sulla piattaforma italianonprofit.it. Come potete vedere, per chi avesse voglia anche sia di fare volontariato ma anche di lavorare all'interno del non profit, le sfide sono parecchie, quindi sono sfide di interesse collettivo, sono sfide che riguardano il futuro, sono sfide che riguardano il cambiamento della società. Quello che appunto mi sento di dire sotto appunto il profilo delle sfide è quello di pensare alla professionalità che avete, che vi state costruendo, come una professionalità che può essere messa a disposizione anche del terzo settore, anche di queste cause sociali. Perché nel terzo settore si può fare dal web marketing al controllo di gestione. Ci sono poi lavori specifici sul terzo settore, l'operatore sociale, il fundraiser, assolutamente, cioè ce ne sono molti di lavori specifici sul terzo settore, sono tutti bellissimi, però tenete in considerazione il non profit come un ambito in cui sviluppare le vostre competenze e in cui mettervi alla prova proprio professionalmente. Volevo parlarvi anche un attimo di Italia Non Profit, del perché appunto potrebbe esservi utile la nostra piattaforma per entrare in contatto con il terzo settore. Noi siamo appunto una piattaforma digitale che mette in contatto le organizzazioni con le situazioni filantropiche e i cittadini e i donatori. Lavoriamo con gli enti, con le aziende, con le fondazioni per attirare sempre più risorse nel settore, perché il terzo settore è quello che più di tutti ha il potere di costruire il futuro di tutti quanti. Nella piattaforma potete trovare un motore di ricerca dove ricercare tra 180.000 ONP sono le organizzazioni non profit anagrafate, quindi vedrete delle schede che vi possono dare delle informazioni sugli enti, mettervi in contatto, utilizzare le chiavi di ricerca che per voi sono più importanti, quindi scegliere le organizzazioni di volontariato. Noi abbiamo anche un filtro per fare volontariato, ma i centri di servizio per il volontariato questo lo fanno meglio di noi. Se cercate qualche organizzazione che offre degli acquisti solidali perché volete fare un regalo solidale, se volete fare una donazione, quindi cercate una causa sociale in particolare, e in più trovate anche centinaia di risorse di orientamento e di approfondimento gratuite. Trovate un glossario che è completo di quelle che sono tutte le, diciamo, l'ABC del non profit, quindi da che cos'è un'associazione, a come si costituisce, a come destinare il 5 per 1000, se avete un'associazione come iscriversi per la prima volta al 5 per 1000, che cos'è un'impresa sociale, che cos'è il 2 per 1000 alla cultura, che cos'è un bando di finanziamento. Potrei andare avanti all'infinito perché abbiamo cercato di coprire tantissimi temi. Trovate anche delle ricerche, noi ad esempio abbiamo fatto una ricerca sulla trasformazione digitale del settore, una ricerca su come donano gli italiani, una ricerca sulla riforma, oppure anche strumenti gratuiti e digitali che supportano le organizzazioni negli adempimenti. Ad esempio, a breve ci sarà una scadenza di pubblicazione dei fondi pubblici ricevuti dagli enti, e noi abbiamo creato un tool digitale attraverso il quale creare questa rendicontazione che è necessaria presentare. E quindi diciamo è molto di supporto a chi si trova a dover adempiere a questo obbligo di legge.
ci trovate direttamente dei contest o i bandi di finanziamento e opportunità di raccolta fondi e anche guide di orientamento alla scelta nel caso appunto dobbiate orientare le vostre decisioni donative. Che cosa, faccio un attimo un focus su una cosa che abbiamo fatto quest'anno, che è stata la mappatura degli aiuti delle organizzazioni la campagna Sostiene un ospedale durante la prima ondata, quindi l'anno scorso abbiamo tracciato tutte le opportunità di donazione che avessero appunto l'obiettivo di sostenere gli ospedali o le organizzazioni che si stavano occupando dei bisogni emergenti dovuti dalla pandemia. L'abbiamo fatto perché gli enti non profit sono degli attori fondamentali per la ripresa economica del paese, quindi volevamo dare informazioni chiare e di semplice rintracciabilità per chi volesse sostenere le organizzazioni o gli ospedali e quindi anche dare spazio a chi stava dando aiuto. Infatti abbiamo fatto anche una sezione che si chiama Le risposte della filantropia, quindi mappando tutte le aziende e tutte le campagne aperte da parte di aziende o fondazioni per supportare il non profit. Concludo facendovi vedere appunto che, come è stato accennato anche prima, il non profit è un settore importante anche perché c'è in atto una riforma, che è una riforma sotto certi punti di vista epocale per il settore, anche soltanto perché viene data una definizione di terzo settore, viene data una definizione di fundraising, viene dato un peso molto importante al volontariato, viene istituito il servizio civile universale, viene data un'altra definizione di impresa sociale, quindi è qualcosa che sta veramente a cuore a tutti quelli che partecipano al non profit e che riguarda anche il lavoro, riguarda anche il volontariato e quindi è molto importante tenere presente quando ci si interfaccia in questo momento con il settore che c'è anche questa issue, c'è anche questa riforma che sta cambiando, che sta aiutando le organizzazioni a rileggersi anche internamente, a capire come muoversi. Volevo semplicemente concludere e vi ringrazio, volevo concludere appunto dicendo una cosa che spesso si dice: gli italiani sono persone di grande solidarietà, il terzo settore è composto da grandissima solidarietà, è verissimo, ma c'è anche grandissima competenza e grandissima professionalità. Il non profit è un luogo in cui sperimentarsi non soltanto per mettere in pratica le proprie hard o soft skills, ma anche perché è il luogo che genera cambiamento e che ha effettivamente una visione di futuro della società e questo può essere un'esperienza da fare nella vita indipendentemente da quello che poi faremo tutti da grandi, ma proprio perché ci porta a vedere la società, i bisogni sociali, l'utente finale, il beneficiario dei servizi, ma anche il contesto generale della nostra comunità sotto un'ottica diversa. E niente, quindi vi ringrazio e per qualsiasi domanda io sono a disposizione e grazie mille. Grazie mille Evelina per il tuo intervento, per averci raccontato cos'è Italiano Profit e che cosa fa. E io volevo, se qualcuno ha qualche domanda, se no magari andiamo, procediamo anche io e Cecilia volendo, mi sembra di no. Allora io volevo tornare un attimo sul punto delle competenze, una domanda che magari faccio un po' a tutti voi. Mi è piaciuto intanto il racconto che ci avete fatto da Volabo per quel ragazzo che poi ha cambiato strada, no? Quindi facendo un'esperienza di volontariato ha poi deciso di cambiare completamente strada. E una domanda che mi viene da magari ex studente, no, dell'università che può essere interessato a queste attività. Quanto è magari complesso far capire, non so, io parlo ad esempio se mi immedesimo, no, in uno studente, magari i genitori che si aspettano che tu faccia quella facoltà scientifica che ti darà chissà quante opportunità e invece poi cambi strada, no? Magari un giovane come può
raccontare e spiegare perché è importante a certe volte cambiare strada e che ci sono opportunità, no? Come appunto anche guardando i numeri da Italiano Profit, opportunità lavorative in questi ambiti qui. Quindi penso sia magari importante anche far emergere certi valori, insomma. Parto io dicendo qualcosa. E sicuramente quello che tocchi tu, Mianu, è una sorta anche di cambiamento di paradigma, un po' anche accennato da Evelina e da Paola. Cioè c'è bisogno ancora di fare un po' di strade di cultura, non tanto forse con i giovani, ma con noi, mi ci metto anch'io un po' tra i senior, no? O tra quelli ancora più senior di me. E per cui appunto fino ad oggi non è che la professione del terzo settore o comunque quello che veniva fuori da quell'ambito fosse sempre tenuto in grande considerazione. Io credo che per un ragazzo quello che conti di più è raccontare un'esperienza vissuta, cioè l'esperienza è quello che cambia, e quindi in questo caso mi immedesimo come genitore, anche se mia figlia è molto piccola, però è quando un genitore tocca e sente quanto è viva l'esperienza che per esempio uno stage di volontariato ha lasciato in un ragazzo che può magari anzi incoraggiare il figlio a proseguire su questa scelta. Questo vale per i genitori, ma vale anche forse per i giovani stessi, perché alle volte si è anche portati, no, a pensare che certi filoni di lavoro piuttosto che di studio ci possano aprire forse qualche certezza in più rispetto al mondo del lavoro, e che oggi è talmente tutto così ovattato, liquido, fluido e poco certo, che invece seguire i propri desideri è sicuramente una delle strade migliori, partendo, ripeto, da un'esperienza. Cioè ai giovani non si può parlare di quanto è bello il terzo settore, bisogna farglielo sperimentare. E questa cosa io vi citavo appunto questa esperienza di questo ragazzo, ma mi può venire in mente un'altra cosa detta da una ragazza, lo trovate appunto nelle nostre pagine di 6S, ci sono vecchi video, insomma, e in cui proprio neanche una ragazzina di cos'erano, quindi 16 anni, 17, testimonia in questo video come facendo l'esperienza di volontariato, lei che si era fatta tutto un po' una sua idea su quello che avrebbe voluto fare, potuto fare dopo le scuole superiori, invece aveva capito che comunque stare con gli altri, stare un lavoro di relazione, no? Quindi un lavoro tra virgolette sociale, era quello che forse era più adatto, più tagliato rispetto alla sua vocazione, alle sue motivazioni. Quindi è vero, insomma, queste sono esperienze importanti. Chiunque ha fatto qualunque tipo di esperienza lo può testimoniare, insomma. Sì, no, anch'io riconfermo quello che dice Laura, anche nel percorso appunto di riconoscimento delle competenze, veramente ci sono stati diversi giovani che attraverso l'esperienza, mi viene in mente Benedetta che è andata tre settimane nel 2019, poi c'è stato il lockdown, e ha fatto un'esperienza con un'associazione di Bologna in India, presso delle case famiglia, delle associazioni che appunto insomma è stata tre settimane a contatto con i bambini, ha fatto delle attività di animazione. Questo ha cambiato talmente forte la sua scelta, che da quello che mi ha raccontato penso che in famiglia ci siano state discussioni accese, perché mi ha detto: ma sono figlia di due, i miei genitori sono medici entrambi, dovevo iscrivermi a medicina anch'io, e poi alla fine sono riuscita e si è iscritta in scienze dell'educazione. Questo per dire che quindi c'è tutto il filone esperienziale, e quando un genitore sente la forza della scelta e della motivazione, credo che questo sia ancora importante per salvaguardare quella dimensione di desiderio, appunto, e di fare intraprendere una strada nel futuro che sia anche nell'ottica del desiderio di scoprire il proprio talento. Questo penso che oggi sia ancora importante. Sull'altro versante, un versante forse più
più razionale, no? Più cognitivo. È vero che ancora non si conosce il terzo settore, ma i numeri ci dicono che il terzo settore con le imprese, le associazioni, hanno una percentuale rilevante anche nel PIL del nostro paese, che è uno dei contesti che meno va in crisi da un punto di vista lavorativo, ma anzi, non so, forse Velina c'ha i dati più aggiornati, ma nel senso che si è visto negli anni passati che mentre gli altri contesti avevano un calo occupazionale, il terzo settore non profit era sempre in crescita. Ultima cosa, ricollegandomi a questa domanda, ma anche a quello che diceva prima Evelina rispetto alle professioni, pensate che è vero, si parla di fundraising, di fundraiser, si parla di delle figure professionali che si stanno sviluppando, che non sono riconosciute, e anche questo attualmente si sta lavorando, anche questo c'è tutto un lavoro a livello nazionale e anche in alcune regioni affinché la figura del progettista sociale sia riconosciuta come una qualifica professionale. E questo, quindi, da qui al futuro, tutto il non profit e le professioni che si generano nel non profit avranno sicuramente, come dire, uno spazio generativo. Quindi anche questo, come giovani, essere informati e portare appunto le informazioni nei vari contesti, no? A rinforzo, a sostegno delle proprie scelte. Sì, assolutamente, volevo ricollegarmi a quello che dicevano Paola e Laura per dire che appunto è assolutamente vero che il terzo settore non va in crisi, non, cioè sicuramente ha un trend inverso rispetto al resto del settore, e soprattutto le organizzazioni sono in grado di crescere quando ci sono delle trasformazioni sociali e di cambiare. Vi faccio un esempio: il fondo Scena Unita, che Fedez ha lanciato dal palco di X Factor per i lavoratori dello spettacolo in crisi durante la pandemia, è un fondo che è gestito da una fondazione, da un'organizzazione non profit, da un ente della cooperazione internazionale, peraltro di Bergamo, si chiama CESVI. Loro cosa hanno fatto? Hanno riletto internamente le loro competenze, hanno capito che in quel momento lì potevano presidiare alcuni aspetti della crescita economica, perché da sempre si occupano di bandi, allocazione di risorse, monitoraggio di come vengono allocate queste risorse, destinazioni e poi valutazione dell'impatto, in contatto con istituzioni pubbliche o istituzioni private o singole personalità, insomma, sono stati in grado di dire: ok, noi in questo momento che cosa possiamo fare? Per la città possiamo aiutare per la città di Bergamo, perché loro stanno a Bergamo, possiamo aiutare il comune a gestire i bandi il bando di supporto alle PMI locali, quindi alle piccole imprese, e con Scena Unita sono stati quelli che sono stati i promotori e tra virgolette i garanti dell'utilizzo del fondo. Stiamo parlando di Fedez con un ente della cooperazione internazionale per gestire un fondo per la musica. Quindi voglio dire, rispetto a quello che diceva anche Paola, assolutamente è un settore in cui uno magari pensa: vado a fare la cooperazione internazionale, in realtà l'ente stesso sa rileggere le sue competenze, sa mettersi in gioco in modo differente, e per te volontario, professionista, collaboratore che sei all'interno, ci sono nuove occasioni di mettersi in gioco, e quindi si va anche un po' a sfaldare quel bias che c'è sul mondo del non profit, per cui è tutto improvvisato. Assolutamente no, non è tutto improvvisato. Fino anche il mercatino di cui si parlava nel primo video che hanno mostrato, il mercatino, cavolo, ha delle routine, delle regole, da come si deve comportare il volontario al banchetto a come deve essere montato cioè ci sono delle regole assurde, cioè non assurde nel senso che sono assurde le regole, ma quanto sono importanti le regole, oltre a regole normative, cioè ci sono delle assicurazioni dietro quelle attività che vengono fatte. Quindi no, non c'è improvvisazione, purtroppo in Italia, questa è una cosa molto italiana, immaginiamo ancora il non profit come un ambito in cui uomini di buona volontà, o anzi direi principalmente donne di buona volontà, si impegnano per il prossimo,
In realtà sì, c'è tanto impegno, ma c'è tantissima competenza che viene messa al servizio. Ecco. Se non ci sono delle domande, io volevo aggiungere una cosa che mi sembrava importante un po', come dire, sottolineare. Non so se posso dirla adesso. Sì, sì. Ok. Che abbiamo tutte e tre, no, sottolineato l'importanza del volontariato come un'esperienza di crescita, di competenze, di mettersi alla prova, e che è una motivazione, appunto, stiamo vedendo oggi sempre più forte. Però vorrei aggiungere che non viaggia da sola, se viaggia da sola dura poco nel volontariato, nel senso che quello che è la scelta, poi magari uno può iniziare anche perché voglio fare un'esperienza, però diventa molto determinante, ti permette anche una continuità e di scoprirti e di scoprire questo contesto, se accanto a questa competenza c'è anche la competenza, se accanto a questa motivazione c'è anche la voglia di fare qualcosa per la comunità, di fare qualcosa per gli altri, c'è la passione anche generativa, appunto, come si diceva, nel volontariato puoi avere un ruolo di cambiamento insieme agli altri, un ruolo generativo, sviluppi una coscienza politica e civica, porti il tuo contributo alla società. Allora, queste sono ancora oggi, insieme ad altre competenze, però le competenze più forti e riconosciute dagli altri sono quelle che poi ti danno, come dire, la passione, ti danno il gas, nel senso che se ti avvicini al volontariato solo con una scelta perché voglio quella competenza, voglio occuparmi di comunicazione sociale con quell'associazione perché voglio imparare a diventare un comunicatore sociale, ma non ho una passione, un interesse, una voglia di spendermi, duri poco tu, dura poco la relazione o il contesto che in qualche modo ti accoglie, perché ecco, questo emerge e poi rinunci ad una opportunità, forse l'opportunità di crescita più grande è proprio quella di, insieme agli altri, costruire e portare dei cambiamenti, no, per il nostro contesto. Grazie mille per questo intervento. Cioè, abbiamo una domanda, un esempio concreto. Ad esempio, se un ragazzo di 18 anni, senza esperienza, senza titoli, vuole inserirsi in un gruppo di assistenza anziani, deve prima fare un percorso? Quali sono le azioni prima di cominciare? A chi deve rivolgersi? Allora, rispondo io. Mi viene da dire che se l'interesse è quello, come dire, di fare proprio un primissimo approccio, consiglierei di tenere monitorata la nostra pagina di 6S. Cioè 6S è proprio il percorso che permette ai giovani di, come dire, fare questi assaggi e quindi fare delle esperienze brevi, di qualche ora, di 20, 30, 40 ore, insomma, a seconda delle disponibilità, comunque senza necessità di associarsi all'associazione. Per cui posso fare un'esperienza una volta in un'associazione, l'anno dopo la faccio in un altro, in un settore completamente diverso, e così cerco di capire un po' qual è la cosa che mi è un pochino più congeniale. Se uno invece, come forse il ragazzo che scrive, che dice ha un settore anche molto chiaro in mente, quello che può fare è contattarci attraverso appunto il servizio che vi ho citato prima, che è il Chi Cerca Trova, e con noi può fare un colloquio di approfondimento proprio per capire le motivazioni e capire quali sono le realtà con cui noi possiamo metterlo in contatto. Alcune associazioni non richiedono necessariamente dei percorsi formativi,
Altre invece, soprattutto sto pensando a quelle sanitarie, ospedaliere, cioè o chi ha forme di cura, di vicinanza con bambini molto piccoli, insomma, hanno proprio obbligatoriamente, per poi essere volontario attivo, prevedono dei percorsi. E altri invece appunto possono permettere di sperimentarsi, insomma, e quindi uno può, insomma, andare a contattarli, conoscere, cioè ecco, la cosa che noi consigliamo sempre è di vedere due o tre associazioni tra quelle che eventualmente possono essere state selezionate insieme a noi e poi di fare una chiacchierata, vedere un po' che clima c'è, come sono le persone che ti accolgono, perché abbiamo detto che il volontariato è un bene relazionale, quindi è scambio la relazione, cioè noi dobbiamo andare in un posto che comunque ci deve far stare bene, ecco, al di là delle persone che poi incontreremo, a cui porteremo il nostro aiuto, però ci inseriamo comunque in un contesto, che è quello, per l'esempio che cita il ragazzo, un contesto sicuramente organizzato, ecco, mi viene da dire. Insomma, l'assistenza agli anziani è in genere più di associazioni che sono un po' strutturate, ecco. Grazie mille. Io, se non ci sono altre domande, io intanto volevo ringraziarvi per essere state qua con noi. Sicuramente da quello che avete detto, sia come Volab, quindi come realtà magari più territoriale verso Bologna, abbiamo avuto esempi specifici, no, delle cose che fate, delle esperienze dei giovani che hanno collaborato con voi. E con Italiano Profit, quindi grazie ad Evelina, abbiamo avuto invece una panoramica, no, su un po' tutto il terzo settore e quali sono appunto i numeri che spesso magari vengono dati per scontato, ma che scontati non sono, anzi sono molto importanti. E quindi io vi ringrazio molto per essere state con noi e averci dato sicuramente più informazioni rispetto magari a quelle che potevamo avere prima. E volevo inoltre aggiungere che questo video poi sarà disponibile sui canali dell'Informa Giovani, quindi su YouTube, ma anche sul sito. I materiali che poi ci avete mostrato appunto li condivideremo sul sito di Flash Giovani. E ne approfitto per invitare al prossimo appuntamento, che invece si terrà il 13 maggio, e avremo con noi invece tre ragazzi che hanno fatto il servizio civile, quindi ci racconteranno le loro esperienze di servizio civile in ambiti differenti. È anche un modo, insomma, per ricollegarci a quello che abbiamo detto oggi, quindi avremo proprio dei giovani protagonisti che ci racconteranno che cosa hanno vissuto e insomma perché è bello, insomma, anche fare il servizio civile. Io vi ringrazio ancora e grazie per essere stati qui. Ah, c'è qualcuno che vuole fare una domanda? Sì, prego, Lorenzo, mi pare. Se volete, se avete due minuti. Scusate, faccio direttamente live. Sì, certo. Scusate se sono arrivato un po' in ritardo, ma stavo cercando di pensarlo e formularlo un po', anche perché, insomma, è la prima volta che vengo a una riunione o sento parlare appunto di no profit, diciamo, a questo livello. Volevo praticamente chiedere, fare questa domanda rispetto a un'iniziativa, diciamo, che si è formata un po' così in maniera organica di recente per me, un gruppo di ragazzi. Stiamo facendo un'esperienza dove praticamente ci siamo accorti di essere, cioè nel senso, praticamente è un progetto che è iniziato, come dire, come progetto software proprio, cioè io sono uno sviluppatore di software, e assieme, in questo caso, all'ente del Club Alpino Italiano abbiamo iniziato una collaborazione che deve essere fatta inizialmente come una specie di collaborazione, no, su pagamento. Poi in realtà il progetto è cambiato completamente, cioè ci siamo messi a fare del nostro, diciamo, uscendo un po' da diciamo una committenza sostanzialmente, quindi non sono stati accettati i soldi e così via, ed è nato un progetto molto bello su cui sto lavorando di recente assieme a questi ragazzi. E di recente abbiamo iniziato appunto a ragionare sulla possibilità magari di farne appunto un'associazione no profit. Ora, la mia domanda è questa. Con questa visione, no? Con questa idea, con questo gruppo, che adesso è ancora un gruppo, diciamo, non riconosciuto, no? E quindi, diciamo, semplicemente individui che lavorano insieme con questo scopo comune, c'è, diciamo, dov'è che si può trovare, diciamo, in qualche maniera supporto a livello di consulenza o cose del genere riguardo appunto quali potrebbero essere ad esempio i vantaggi, no, di costituirne un'associazione, un,
appunto no profit e dove poter trovare aiuto. Scusate, forse non è il posto giusto dove chiedere questo, non lo so, spero di non essere stato, come dire, no? No, è il posto giustissimo. Okay. No, allora, sorridevo perché già la collega Paola, siamo una di fronte all'altra, quindi insomma ci scambiavamo battute. Allora, Volabò offre questo tipo di servizio, nel senso che tra le consulenze che vi citavo un po' e annoveravo tra i servizi possibili, anche le consulenze a gruppi informali che hanno la vocazione, diciamo, a costituirsi come organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, è una possibilità appunto reale, concreta. E insomma puoi guardare sul nostro sito, comunque scrivere alla mail consulenza@volabo.it, e ovviamente c'è bisogno, insomma, bisogna anche un po' capire che cosa vuol dire costituire un'associazione, quali sono gli oneri, cioè l'impegno che questo richiede, anche perché stiamo parlando di un contesto, quello bolognese, dove la varietà e la ricchezza di associazioni è altissima. Vi cito solo che al 31 dicembre dell'anno scorso le associazioni iscritte ai registri, cioè le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale registrate nel registro della Regione Emilia-Romagna, in attesa che appunto adesso entri in vigore il registro unico nazionale, erano 584 le ODV e 1319 le APS solo nella città metropolitana di Bologna. Quindi, tra virgolette, le associazioni non mancano. Poi è ovvio che se uno sente la vocazione proprio a fare la sua associazione, noi ci siamo. Un'altra cosa potrebbe essere anche capire se esistono realtà magari simili nelle quali inserirsi e poi attivare delle collaborazioni proprio entrandoci come volontario, come soci. Comunque noi ci siamo, insomma. E allora mi permetto di fare un'altra domanda ancora. Quindi c'è una possibilità concreta di fare una ricerca in questi termini? Perché ad esempio, ok, posso immaginare che se io vado, nel senso, per ridere, no? Però noi abbiamo iniziato questo progetto appunto notando che non c'era quello che noi stiamo cercando di creare, no? Di conseguenza, però non voglio dire che no, la sappiamo lunghissima e abbiamo fatto ricerche sotto ogni tappeto. Il discorso è appunto, ci sono maniere per incontrare, cioè ci sono degli eventi o c'è la possibilità in qualche maniera di poter fare ricerca rispetto a questi temi, per tematica ad esempio, c'è questo tipo di supporto. Anche noi non abbiamo la sfera, come dire, e non è che conosciamo tutte queste 1800 associazioni che ruotano sul territorio. Poi appunto anch'io, insomma, si può capire meglio e può anche essere che effettivamente l'intuizione che abbiamo sia altamente innovativa e quindi forse valga proprio la pena anche di costituire un'associazione. L'importante è, quindi, prima di arrivare a costituire un'associazione, possiamo comunque sentirci fare una chiacchierata proprio anche di orientamento, così noi capiamo meglio chi siete, che cosa avete in mente, vi possiamo spiegare meglio cosa vuol dire costituire un'organizzazione di volontariato piuttosto che di promozione sociale, perché anche qui, insomma, capire un po' quale potrebbe essere nel caso l'abito più adatto, insomma, l'associazione che voi avete in mente. E poi da lì voi attivate un vostro percorso, perché dopo noi ci siamo anche rispetto a vedere lo statuto, tutti gli adempimenti, ma prima di arrivare a quello è proprio anche un percorso, come dire, di maturazione, di crescita di questo gruppo di volontari che ha voglia, insomma, di buttarsi in questa sfida, in questa avventura, insomma. Quindi noi siamo qua, ecco. Grazie. Grazie mille. Lorenzo, volevo chiederti una cosa per capire se ho capito, perché avrei anche un altro spunto da darti, oltre ovviamente se avessi dovuto rispondere io come prima avrei detto vai da Volabò, perché ovviamente, cioè, Italia Non Profit ti può aiutare a magari cercare più organizzazioni sul territorio nazionale simile, diciamo, a quelle che possono essere le vostre intenzioni, e eventualmente a spulciare un po' i contenuti e quindi vedere appunto che cos'è un'associazione, che cos'è un ODV, che cos'è, cioè
quindi ovviamente certo. Diciamo il servizio poi non è nostro, noi possiamo fungere da portale per scoprire questo mondo, ma da quello che raccontavi, scusate non voglio farla per le lunghe ma perché mi sembrava di aver capito una cosa, che di fatto cioè voi stavate lavorando come realtà, cioè cosa siete, un'azienda? No. Singole partite IVA? Sì, Neanche, no, ok. No, nel senso, guarda, cioè, ti rispondo velocissimo, io sono lavoratore dipendente e okay. L'anno scorso, siccome ero in contatto, avevo fatto un corso presso l'ente appunto del Club Alpino Italiano qua di Bologna, okay. Era partita una collaborazione dove mi era stato richiesto una specie di consulenza okay. A me come lavoratore, ma cioè alla fine non è mai andata in porto eccetera okay. E dopo si è costituita questa realtà ok che... No, perché l'altro spunto che mi veniva in mente, perché da come l'avevi raccontato prima avevo capito che fosse tipo non so 3-4 ragazzi che lavorano insieme nello sviluppo di software, e quindi l'altra cosa che mi veniva in mente, lo spunto da darvi era ci sono non è sempre necessario, come dicevano prima, costituire un ente tra i milioni di enti che già ci sono, ma magari se avete già un'altra natura, invece declinare quello che state facendo come attività di responsabilità sociale. Quindi per esempio quello che voglio dire è che ci sono aziende che appunto fanno sviluppo di software e poi una parte della loro attività è una parte di attività dedicata al sociale, quindi magari sviluppano software per ospedali in Africa per la gestione delle cartelle cliniche, no? Quindi era questo lo spunto che ti volevo dare, ma perché avevo capito male diciamo l'attacco della discussione. Dopodiché sì, assolutamente concordo sul approfondire quante altre realtà ci sono rispetto a quello che volete fare voi, perché magari vengono in mente altre sinergie. Certo, siccome, cioè, diciamo che secondo me, almeno nel mio caso, mi farebbe molto piacere parlarne per un attimo più tempo, solamente perché è nato come un progetto che appunto aveva solamente questo prodotto, sostanzialmente questo software, in aiuto a un'organizzazione sostanzialmente, e poi però si sta evolvendo in una cosa più grande, perché poi alla fine un software è semplicemente uno strumento per fare qualcosa, ma dopo molto spesso richiede la collaborazione di chi lo crea e chi sono tutte le persone intorno per renderlo utile, per cercare no, di far sì che sia una cosa in grande dopo, che possa veramente aiutare. Quindi sì, assolutamente, sono d'accordo, ma magari rimanderò questa discussione qua, magari ci rincontreremo e avrò aggiornamenti su questo, ma intanto ne parlerò sicuramente con i ragazzi di Volabò, i ragazzi di Volabò. Dicevamo grazie per le ragazze. Esatto, grazie. Ci fa piacere. E se non ci sono altre domande, noi siamo arrivati abbiamo superato le 18:30, quindi purtroppo dobbiamo salutarci, però ecco, poi ritroverete tutti i materiali, i contenuti, anche insomma i riferimenti per andare sui diversi siti e le piattaforme. E niente, vi ringraziamo per la partecipazione, insomma, per il vostro tempo. Grazie mille, grazie. Grazie mille, è stato un piacere. Arrivederci a tutti, ciao. Grazie, arrivederci. Piacere. Ciao.